Oh, buonasera ragazzi, bentornati. Dopo un bel po' di tempo ci vediamo. Dopo un giugno passato con una live abbiamo parlato con Matteo, diciamo della situazione post scudetto, scusate la luce, è un piacere ritrovarvi. Oggi andiamo da una caldissima Foggia, da una caldissima Italia per questo tempo veramente incredibile che sta attanagliando un po' tutta l'Italia, questo caldo. Andiamo a parlare velocemente, un 5 minuti, una live reaction di una partita non vista, ma l'Inter che giocava questo pomeriggio. Se sentite il rumore, il ventilatore, perché fa un caldo micidiale, ragazzi, incredibile. Un Inter che giocava con il Lugano a porte chiuse, una partita praticamente non l'ha potuto vedere nessuno. Chissà se faranno vedere degli highlights più in là, più tardi. L'Inter che vinceva 1-0 con il gol di Correa, quindi Correa che ha segnato il primo gol della stagione, ahimè, di questa stagione 2024-2025. Poi l'Inter è stata raggiunta e poi sorpassata dagli svizzeri del Lugano, e nel secondo tempo ha trovato, dopo il parziale finale di 2-1, nel secondo tempo ha trovato il pareggio e poi la vittoria con due gol di Taremi, da come c'è scritto dal account X dell'Inter. Il 3-2 è avvenuto con un bellissimo gol di Taremi, che vicino al portiere ha fatto uno scavetto e ha depositato la palla in rete. Un Inter che sicuramente avrà provato con quei pochi titolari qualche manovra, avrà soprattutto sciolto le gambe dopo questo inizio di lavoro da parte di Inzaghi con i suoi giocatori. Ma soprattutto poi dalla settimana, penso prossima, incominceranno ad arrivare anche gli altri, incominceranno ad arrivare anche gli italiani, i reduci dall'europeo, gli italiani, poi arriveranno i francesi, insomma arriveranno tutti quanti alla spicciola piano piano per andare a, diciamo, a rimpinguare la rosa di Inzaghi, che praticamente tra un mese, a quest'ora, tra un mese, l'Inter avrà già giocato la partita contro il Genoa, la prima partita ufficiale dell'anno sportivo 2024-2025 da campione d'Italia. Per il resto, ragazzi, c'è poco da dire. C'è un Inter che, se sul mercato sta, diciamo, vedendo un po' le situazioni, quella più buona, l'opportunità per poter prendere un giocatore. Adesso è uscito il nome di Cabal, stanno uscendo un sacco di nomi. Tante le sto leggendo di quelle stronzate su Cabal, l'Inter, la Juventus ha soffiato Cabal all'Inter, cioè ogni anno la stessa solfa, la stessa storia, lasciamoli cuocere come sempre nel loro brodo, noi tiriamo dritto avanti, ricordando che siamo i campioni d'Italia, la squadra che ha vinto lo scudetto, quindi dobbiamo essere fieri e orgogliosi di questo, a prescindere. Speriamo che la dirigenza però possa mettere mano e rimpinguare una rosa che deve essere rimpinguata. L'Inter ha bisogno di una rosa molto lunga, perché gli impegni saranno molto molto lunghi tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per club nel luglio del prossimo anno. Per il resto, ragazzi, ripeto, c'è pochissimo da aggiungere. Taremi, che secondo me quest'anno, non lo so, io non parlo, però lo vedo bene negli schemi di Inzaghi. Poi ci mancherebbe, adesso sbaglia la stagione, però ripeto, è un giocatore che a me mi ha sempre affascinato a livello sportivo, è un giocatore di utilità, è un giocatore che può giocare nel modulo di Inzaghi, e niente, speriamo, ecco, speriamo bene. Per il resto, centrocampisti, è arrivato Perez ieri dal Betis, giusto se non erro, quindi adesso vediamo se andrà in prima squadra o verrà parcheggiato in primavera. E niente, ragazzi, che dire, sono giorni un po' così. Bisogna arrivare al 17 di agosto con una formazione importante, una formazione che possa dare a Inzaghi le migliori soluzioni possibili anche in corso d'opera di partita. E niente, speriamo bene. Un Inzaghi ha parlato in settimana per la prima conferenza stampa, ha detto cose giuste, ha toppato sul fatto di essere stato, diciamo, a livello superiore al Real e al Liverpool. Io mi dissocio dalle parole di Inzaghi, non mi sono proprio piaciute, però ripeto, è una cosa che lui si porta da
quel giorno che ha incontrato il Liverpool, da quando ha incontrato il Real Madrid, una cosa che forse non gli smuoverà nessuno dalla testa. Ma io sono sempre stato contro queste sue parole anche nel 2021. Ho sempre detto che il Liverpool nella partita di ritorno praticamente si è mangiato l'impossibile. Ha trovato, diciamo, solo la fortuna che si è messa tra lei e il gol, mentre il Real Madrid comunque tra andata e ritorno, fosse all'andata l'Inter non meritava di perdere, però certo essere superiori, beh, ce ne vuole, non è proprio così, ecco. Diciamo che l'Inter poi se l'è giocata, questo sì, se l'è giocata, per l'amor di Dio, non è che non se l'è giocata, però vabbè, comunque acqua passata e non dobbiamo guardare a quello, dobbiamo guardare al futuro. Quindi un futuro che speriamo sia roseo sempre per l'Inter. E niente, ragazzi, che dire? Adesso andiamo a vedere questi highlights, speriamo che ce li mettono. Così ammiriamo il principe di Persia nei suoi primi due gol all'Inter. A me piace da Remi, mi piace tanto. Quindi speriamo bene, speriamo benissimo. Speriamo che possano partire tutti questi mezze schiappe e mezzi giocatori come Arnautovic, come Correa e come tanti altri. Molti sono partiti, molti partiranno. Speriamo bene. Ragazzi, io vi saluto, 6 minuti, ci aggiorniamo per le altre partite. Ad agosto ci sarà un po', diciamo, così farò qualche video in meno perché comunque si va in ferie, quindi grazie a Dio. Finalmente andiamo anche in ferie, quindi dopo un anno di lavoro, quindi è meglio andare in ferie. E poi comunque ci teniamo aggiornati con le storie su Instagram. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici qui al canale, perché quest'anno se più ne siamo, veramente più ci divertiamo nel bene e nel male. L'importante è rimanere sempre, diciamo, con i piedi ben saldi e sapendo che si può parlare, ma in maniera civile. Poi ci sta che uno l'imbroccatura la prende e ci sta pure, perché comunque siamo tutti tifosi, però poi bisogna essere molto tranquilli e capire quello che si sta dicendo, senza esagerare. Io vi saluto, vi rimando alla prossima e niente, forza Inter, speriamo bene. La prossima il 22 contro la Pergolettese, un'altra partita che servirà molto più per le gambe, per sciogliere le gambe, che per altro. Ciao ragazzi, forza Inter, ciao a tutti, ciao ciao ciao.